La festa della Beata Vergine dell'Acero del 5 agosto è stata caratterizzata dalla richiesta della pace, Maria, Vergine Regina della Pace. Il santuario risale al XII secolo, quando due pastorelli, sorpresi in estate da una bufera di neve, rifugiati sotto un acero, furono salvati dall'apparizione della Madonna che guarì uno di loro, sordomuto dalla nascita. Quest'anno abbiamo pensato di celebrare questa solennità della Beata Vergine dell'Acero il 5 di agosto, che è tradizione da sempre, dando però una sottolineatura che certamente è legata a questa realtà del mondo che vive, la realtà della guerra, dei conflitti, delle fatiche che tante persone fanno anche a trovare una relazione, una fraternità. Il sabato sera i misteri del rosario, accompagnati dai testi delle giornate della pace di Papa Francesco, hanno accompagnato la processione culminata con il falò delle preghiere lasciate dai fedeli davanti alla Madonna durante tutto l'anno. La messa della domenica ha ricordato la dedicazione del santuario. La celebrazione della festa, presieduta dal vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, si è svolta nel parco del santuario. Ogni anno qui è un appuntamento di spiritualità, di fede, insomma, di carica cristiana, di carità. Oggi particolarmente abbiamo pregato la Madonna per la pace. Abbiamo proprio invocato lei, Regina della Pace, in questo luogo dove lei è apparsa, dove lei si è mostrata appunto madre premurosa. Abbiamo supplicato perché ci sia pace nel mondo, perché si trovino le vie della pace, ma soprattutto direi abbiamo pregato perché ognuno di noi diventi un uomo o una donna di pace. È un particolarmente caro questo luogo perché siamo proprio ai confini, le montagne ci dividono, ma sono montagne che si attraversano facilmente perché è tradizione che dalle zone di Cutigliano, di San Marcello si venga qua, la Madonna dell'Acero. La Madonna dell'Acero è un santuario molto frequentato dai pistoiesi, dai toscani, quindi siamo in Emilia, ma al tempo stesso siamo un po' anche in Toscana. È sempre un piacere per me venire in questo santuario, una tradizione familiare, e in particolar modo quest'anno in cui si prega molto per la pace. Io sono parroco in una delle chiese ortodosse dove ci sono sia ucraini che russi frequentanti, quindi certamente chiediamo a Maria Santissima il dono della pace. Ci avvicina tutti a quello che è stato il messaggio universale di oggi, un messaggio di pace. Quindi avvicinandoci in questi santuari nella natura non possiamo che cogliere questo sentimento che credo debba essere un sentimento che noi dobbiamo ritrovare. Questa festa parteciperanno anche alcuni seminaristi. La loro presenza certamente sarà un richiamo anche molto importante a questo luogo che ha coltivato varie vocazioni al sacerdozio. È un luogo di freschezza, sotto lo sguardo di Maria, è un luogo dove tanti giovani hanno anche scoperto la loro vocazione, tanti preti diocesani. Oggi siamo qui, io seminarista di Bologna, con altri due seminaristi tanzaniani, Petro e Alberto, e siamo qui proprio a fare una giornata sotto lo sguardo di Maria, per allenarci ad affidarci anche noi come lei, a dire il nostro eccomi. Vorremmo anche ricordare quest'anno Don Giacomo che ci ha lasciato da circa un mese e proprio perché ha avuto sempre a cuore anche questa realtà del santuario, ha avuto sempre la percezione che la Vergine davvero potesse diventare lei quasi la accompagnatrice di tante situazioni difficili.